Il primo dei nostri tre incontri, allora, avrà come impegno, gran parte affidato alle mie poche povere parole, quello di fissare lo sguardo sull'immagine della strada. È vero, c'è una strada che qui è tracciata da un artista che commenta molto bene artisticamente la parabola del buon samaritano, ma la strada è la caratteristica quotidiana delle nostre giornate. Quante volte diciamo sto uscendo di casa, devo rientrare a casa, c'è sempre un percorso da coprire per raggiungere la meta che il nostro cuore suggerisce come impegno in quel momento. I versetti di questa parabola sono contenuti al capitolo 10 del Vangelo di Luca. E il capitolo 10 del Vangelo di Luca è tutto, potremmo dire, un percorso biblico sempre in movimento. Inizia così. Dopo questi fatti, il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due. La strada di cui parla l'inizio del capitolo 10 del Vangelo di Luca è la via dei discepoli, diventa la via della missione. Ma prima ancora che inizi il capitolo 10, alla fine del capitolo 9 si dice: mentre camminavano per strada, Gesù con i suoi discepoli, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. C'è una strada allora che Gesù sta percorrendo, è la strada che lo sta portando dal nord della Galilea al sud della Giudea. Nel Vangelo di Luca, che è tra i più lunghi, insieme con il Vangelo di Matteo, i capitoli che vanno dal capitolo 9, il racconto che va dal che inizia con il capitolo 9 e termina al capitolo 19, è un lungo viaggio di Gesù, quello di Gesù con i suoi discepoli verso Gerusalemme. E non è soltanto un viaggio geograficamente caratterizzato da alcune tappe ben precise. Diventa, e lo è molto di più per noi, lettori e lettrici del nostro tempo, un viaggio interiore che Gesù fa come capofila e che noi dobbiamo fare seguendo Lui. Anche noi potremmo dire siamo introdotti ad un'esperienza personale e associativa insieme con Gesù verso Gerusalemme. Gerusalemme è la meta finale, ma compare già da questa prima parola, primo versetto della parabola che Gesù racconta. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. È una via geografica di 27 chilometri. Separa e unisce due grandissime città di estremo valore storico, Gerusalemme e Gerico. Forse noi abbiamo un po' più di familiarità con Gerusalemme, la città santa. Se Roma si dice che è la città eterna, Gerusalemme è la città santa, è la città dei profeti, è la città del re Davide, è la città di Gesù, è la città delle grandi tre religioni monoteistiche, in ordine cronologico l'ebraismo, tutto il nostro patrimonio culturale e spirituale dell'Antico Testamento. È la religione del cristianesimo, a Gerusalemme c'è la Basilica del Santo Sepolcro. E poi la religione anche è la città santa, è una delle città sante anche per l'Islam. Allora chiediamo che il nostro sguardo dall'interno di questa parabola riesca anche a cogliere la storia dei nostri giorni. Gerusalemme è una città in guerra, potremmo dire. È stata quasi da sempre una città divisa. Se proprio non è in guerra, comunque è una città in cui le tensioni si colgono a prima vista, anche ad uno sguardo distratto. Dicevamo che la distanza da Gerusalemme a Gerico è di circa 27 chilometri. Ma c'è anche un'altra differenza geografica. Gerusalemme è posta su un monte, su una collina, il monte di Sion. Dal livello del mare Gerusalemme si alza a 750 metri. Si dice che un uomo scendeva da Gerusalemme, 750 metri sul livello del mare, verso Gerico, a 300 metri sotto il livello del mare. Ci stanno 1150 metri di dislivello. Chi si reca
ai nostri giorni, anche ai nostri giorni in Terra Santa, questo cammino lo fa obbligatoriamente, ma è un cammino che, pur obbligato dagli itinerari turistici e spirituali, libera il cuore. Si va da Gerusalemme a Gerico, o più facilmente si va da Gerico adesso a Gerusalemme, perché è lì il centro, è lì il Santo Sepolcro, è lì il Calvario, è lì il luogo della dormizione di Maria, è lì il Cenacolo, è lì il Monte degli Ulivi, è lì il Getsemani, è lì la tomba di Maria. Noi seguiamo evangelicamente questo tragitto, da Gerusalemme a Gerico, dalla città santa, dalla città che ospita il grande Tempio di Gerusalemme, più volte distrutto e più volte ricostruito, il luogo del culto per eccellenza. Poi negli altri paesi c'è la sinagoga, che raccoglie le piccole comunità o le grandi comunità ebraiche per la liturgia del sabato, dello Shabbat, ma chi si reca a Gerusalemme si reca con fede perché c'è il Tempio Santo di Dio, la casa di Dio in mezzo agli uomini. E se quest'uomo da Gerusalemme scende a Gerico è perché probabilmente viene dal Tempio. La prossima volta punteremo, questa volta, l'attenzione sulla strada, su questo percorso, su questa allegoria, sulla simbologia dei percorsi della nostra vita quotidiana, che sono geografici ma molto di più spirituali. La prossima volta ci avvicineremo agli incontri che si fanno su questa strada. Vedremo, come lo avete già ripreso personalmente, che ci sta un sacerdote. Anch'egli viene da Gerusalemme e va verso Gerico. Viene dal culto celebrato, si è purificato, non può fare altro, deve correre. Lo vedremo la volta prossima. C'è un levita, ma c'è anche un samaritano. Da Gerusalemme a Gerico la strada la percorrono con 27 chilometri non soltanto i pii israeliti, gli uomini di fede. Non è soltanto un tragitto di pellegrinaggi in andata e in ritorno. È anche una città commerciale, Gerusalemme. E Gerico quanto Gerusalemme. Immaginate che Gerico attualmente è una città di 25.000 abitanti, è una delle città, si dice che è la città più antica del mondo. Hanno fatto degli scavi in un punto dell'attuale città di Gerico e hanno trovato rovine di 8.000-9.000 anni fa, ed è una città attualmente abitata. È un'oasi nel deserto di Giuda, è la città dei fiori in Terra Santa, è la città dei datteri, è la città di un rigoglio naturale che, come dire, consola, perché tutto il circondario è deserto. Non è un deserto di sabbia, il deserto della Giudea, è un deserto di terra dura, che non è possibile nemmeno arare e rendere feconda. In mezzo a questo deserto della Giudea, Gerico, questa città che è stata la prima ad essere, ad accogliere di ritorno dalla schiavitù d'Egitto il popolo di Israele, al passaggio del Giordano Giosuè, dopo che Mosè era morto, aveva dato le consegne al giovane e forte Giosuè, il popolo di Israele entra in Gerico, città santa prima che non lo sia Gerusalemme. E allora quante vie collegano paesi a noi cari. Oggi, questa sera a Samarica, con le nostre comunità parrocchiali. Da lì siamo venuti e lì ritorneremo. Da lì siamo venuti sfidando il freddo, un po' l'orario scomodo in questo inizio d'inverno, e lì ritorneremo, riscaldati dall'ascolto e dalla condivisione di questa parola di Dio. Prima a noi consegnata con un piccolo passaggio preliminare, dove abbiamo probabilmente e personalmente incontrato questo breve dialogo tra il dottore della legge e Gesù, perché la parabola che successivamente Gesù spiega, con la quale Gesù insegna qualcosa di straordinario, è la risposta, è la controdomanda di Gesù a queste inquietudini del dottore della legge. Bella allora l'immagine della strada, può anche addirittura fare paura. Quando sappiamo che qualcuno deve intraprendere un viaggio, cosa gli dicono le buone mamme? Vai piano, non correre. La strada può essere anche, può riservare pericoli, a volte addirittura mortali.
può riservare imprevisti. A volte il viaggio di una strada che conosciamo bene può durare anche più del solito per gli ostacoli e gli imprevisti che ci abbiamo, i rallentamenti opportuni o non opportuni. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, chissà quante volte l'aveva fatta quella strada, ma quella volta gli va proprio male, cadde nelle mani dei briganti. Le strade sono fatte per camminare, ma sulle strade si può cadere. Ci si può incidentare, si può incontrare la morte oppure, molto meglio, si possono incontrare dei nuovi compagni di viaggio. Lungo lunghi o brevi tragitti, quante belle amicizie e compagnie abbiamo nella nostra vita collezionato. Questo non è capitato, di cui non si rivela niente, soltanto la fine che ha fatto e l'inizio che accoglie, un nuovo inizio che accoglie poi dal samaritano, non si dice nulla, chissà quante volte aveva fatto questa strada, non sappiamo il suo nome, sappiamo la sua provenienza da Gerusalemme a Gerico, non sappiamo se è uno di Gerusalemme o se è uno di Gerico, non sappiamo se è un commerciante che da Gerusalemme sta tagliando la via verso Gerico per poi intraprendere la dura attraversata del deserto della Giudea. Sappiamo soltanto, ed è Gesù a raccontarcelo, che cadde nelle mani dei briganti. Ci stanno cadute fisiche reparabili, alcune irreparabili, ma ci stanno delle cadute come questa in mano di gente cattiva. Ci stanno delle cadute che dal bene ci portano al male. Sono le cadute nelle mani del nemico, il diavolo, che pensiamo si diverta con noi, in effetti è tutto programmato. Cadde nelle mani dei briganti, gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo per strada mezzo morto. La strada allora può diventare l'immagine, lo spazio, anche il tempo, nella sintesi di un percorso e di un viaggio, dove possiamo trovare i bisogni dell'umanità, i bisogni della gente. Quante volte ci è capitato di dire, di paragonare la nostra vita ad una strada, ad una via, ad un viaggio? Quante volte diciamo siamo di passaggio su questa terra? Cosa significa? Significa che la nostra vita ha la durata di un passaggio. Cristianamente diciamo, e non solo cristianamente, di una preparazione. Non ad un viaggio più lungo, ma al ritorno nella casa del Padre. Su questa strada lo sguardo di Gesù colloca che cosa? Due paesi, due grossissime città importantissime, Gerusalemme e Gerico. Colloca anche il peggio della vita, un gruppo di briganti nascosti, e colloca poi il corpo ferito e mezzo morto di una persona anonima. Forse qualcuno si immedesima immediatamente con questa persona per il periodo più o meno faticoso e difficile che sta passando. O forse il suo sguardo è lo sguardo di Gesù, perché Gesù sta vedendo questa scena mentre la costruisce con la fantasia. Gesù è un maestro, non sta leggendo su nessun testo, non sta raccontando la storia letta su altri testi ed imparata a memoria. Gesù sta rispondendo ad un preciso obiettivo del suo essere maestro attraverso il racconto di questa parabola. E noi l'abbiamo riportato sul testo, pari pari a come Gesù lo racconta, senza introduzioni. Gesù allora disse, senza conclusioni, perché vogliamo che in tre passaggi, due invernali e uno tutto pasquale, il 6 aprile prossimo, ciascuno di noi possa far combaciare il suo sguardo con lo sguardo di Gesù. E tutte le volte che rileggiamo queste parole, possa il nostro cuore pensare che sono parole che ripetiamo come Gesù le ha dette per la prima e ultima volta, e unica volta. Gerusalemme e Gerico, una città santa e una città commerciale, un luogo di culto e un luogo di vita mondano. Un viandante cade nelle mani dei briganti, è una minaccia non pensata, non calcolata. E
Esistevano altre strade che da Gerusalemme portavano a Gerico. Infatti poi si dirà più avanti, lo riprenderemo la volta prossima, che per caso un sacerdote e un levita passarono quella volta per quella strada per ritornare da Gerusalemme a Gerico. Esistevano altre strade. Questa è quella con maggiori insidie. Forse la più breve, non lo sappiamo. È quella che costeggia, visto che si scende a questo dislivello, il guado del torrente, del fiume Giordano, e quindi una strada veramente, certamente non asfaltata, e un sentiero che si incunea in anfratti e caverne pericolosissime, dove è facile passare, ma è altrettanto facile essere sorpresi all'improvviso da qualcuno che si nasconde dietro questi dirupi. Chi insieme con me, alcuni sono qui presenti, sono andati quest'estate in Terra Santa in Giordania. Vi ricordate il camminamento che abbiamo fatto a Petra d'Egitto, del deserto, per arrivare ai tesori dell'archeologia del tempo? Bene, una strada così, dove in una curva o nell'altra si può nascondere chiunque e puoi essere sorpreso all'improvviso da chiunque. E così è stato. Gesù non racconta una pagina di cronaca nera, non è morto nessuno, eppure questo derubato se l'è passata veramente male. Non basta che gli hanno preso tutto, lo hanno spogliato fino all'ultimo indumento, nudo e mezzo morto. Probabilmente avrà opposto anche resistenza, perché noi siamo attaccati alle nostre cose. Oggi abbiamo sentito di una persona che vende orologi di elevatissimo valore, che è stato seguito, che è stato minacciato, che ha dato subito tutto, soldi e orologi, perché era lì presente la moglie e la sua bambina in casa. Nonostante questo hanno preso tutto e poi l'hanno riempito anche di botte. Pagine di Vangelo. Non dobbiamo aver paura, questo è il racconto di Gesù. E Gesù non risparmia nel suo racconto imprevisti, brutte notizie, ma occorre arrivare fino alla fine del racconto per dire che ci sta sempre una consegna per noi. C'è una consegna, una doppia consegna per il dottore della legge. E vorrei concludere facendo un piccolo riferimento ai versetti che non abbiamo letto insieme, ma probabilmente avete riletto, forse più volte da soli, quelli che stanno alla prima pagina, alla sezione Mi preparo. Un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. E il prossimo tuo come te stesso. Gli disse Gesù: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Se noi avessimo soltanto letto la parabola di Gesù, avremmo avuto a che fare soltanto con un bel racconto, un po' tragico, un po' bello, perché c'è chi aiuta, c'è chi passa indifferente, le vedremo la volta prossima queste cose. Ma la parabola di Gesù, il racconto di Gesù si capisce molto meglio da questi versetti che ho appena ripreso, a conclusione di questo momento di riflessione fatto ad alta voce. Due interlocutori. Adesso siamo fuori dal racconto delle parabole o dal racconto degli insegnamenti di Gesù. Siamo ritornati per un attimo nella realtà. C'è un dottore della legge, come dire, uno che rappresenta molto bene la città di Gerusalemme, e c'è Gesù dall'altra parte, che rappresenta molto bene la città di Gerico, il mondo nel quale il Figlio di Dio è venuto, l'incarnazione del Figlio di Dio che ha permesso a tutti di cogliere e di scoprire il volto di Dio in mezzo alla gente, appunto in mezzo a Gerico come prima in mezzo al deserto. Chi va a visitare Gerico viene poi condotto nella periferia di Gerico a contemplare una catena montuosa che è anticipa il tramonto del sole sulla città di Gerico, è la montagna della quarantena, delle tentazioni di Gesù. Questo Gesù si è misurato con il bene
e con il male, con la falsità e con la verità. E poi a tutti ha detto: io sono la via, ancora una volta la strada, la verità e la vita. Un dottore della legge si alza, ma per mettere alla prova un altro dottore della legge, anzi potremmo dire, si alza per mettere alla prova colui che incarna la legge di Dio in mezzo agli uomini. E la domanda è semplice: ma cosa devo fare per andare in paradiso? Che cosa devo fare per ereditare la beatitudine eterna, la gioia eterna? Gesù gli risponde con una controdomanda, bellissima. Una doppia controdomanda. Che cosa sta scritto nella Bibbia, potremmo dire noi nella legge, e come leggi? La seconda e più breve domanda è importantissima. La questione non è soltanto cosa leggiamo, ma come leggiamo. È in questione non soltanto quello che ci hanno detto e che possiamo leggere, ma come lo interpretiamo. Non importa soltanto allora sapere tutto cronologicamente della storia dell'umanità, essere informati su tutto, ma importa, e Gesù in questo è il maestro della lezione di questa sera, importa come interpretiamo ciò che vediamo, ciò che sentiamo, ciò che ci raccontano, ciò che raccontiamo. Che versione dei fatti abbiamo quando parliamo della vita, quando parliamo degli altri, quando parliamo di noi stessi? La risposta del dottore della legge è precisissima. Nella legge io trovo scritto: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. E questa è una citazione del libro del Deuteronomio. Poi il dottore della legge, per far sapere che è un dottore di serie A, di alta università, mette insieme due versetti dell'Antico Testamento. Il primo, quello del Deuteronomio, che cita l'amore di Dio, con le coordinate potenti del tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la forza e tutta la mente. E poi va a ritagliare dal libro del Levitico, un altro libro della Torah, della legge di Dio, un altro versetto che parla invece dell'amore del prossimo e aggiunge: all'amore di Dio ama il prossimo tuo come te stesso. Dio lo si deve amare con tutta l'anima, con tutta la forza, con tutta la mente, con tutto se stesso, cioè senza misura, in maniera assoluta, solo lui al primo posto, il prossimo in maniera diversa. Non si deve amare Dio come se stessi, ma gli altri come se stessi, almeno quanto se stessi. La risposta di Gesù, la conclusione di Gesù è questa: hai risposto bene, fa questo e vivrai. E vogliamo terminare facendo nostro questo mandato di Gesù: fare qualcosa per vivere. Cosa? In quello che facciamo, nelle direzioni che i nostri cammini prendono o hanno preso finora, amare Dio sopra ogni cosa e amare il prossimo come noi stessi. E il dottore della legge successivamente gli chiede: ma chi è il mio prossimo? Questa per noi è una domanda che abbiamo interpretato in diverse maniere, ma una domanda chiave, fondamentale, grazie alla quale Gesù poi consegna al cammino della nostra fede il racconto della parabola che abbiamo appena accennato questa sera. Chi è il mio prossimo? Il prossimo è il vicino. Ai tempi di Gesù e per la legge di Mosè, il prossimo era il conoscente, il paesano, il vicino di casa. Questa domanda offre a Gesù, su un piatto di argento, la possibilità di allargare gli orizzonti e di rompere i confini dell'amore per il prossimo che la legge di Israele aveva messo. Bisogna considerare prossimo il vicino, il conoscente, quello di cui ci si può fidare. E capite dalla lettura che abbiamo fatto insieme, e poi anche personale della parabola, come Gesù allarghi questo e conduca piano piano non soltanto il suo interlocutore, il dottore della legge, ma soprattutto gli ascoltatori, i lettori e le lettrici, di cui parleremo la volta prossima, a considerare il fatto che prossimo non è soltanto quello che conosci,
è l'estraneo, è il forestiero, è quello che conosci, è quello che non conosci, o addirittura è quello che conosci e che per te è eretico, perché erano così i samaritani, l'infedele. E questa parola comincia a ritornare nei notiziari quotidiani dei nostri tempi. Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Noi siamo persone che tra l'altro lasciano casa e famiglia ogni tanto per riunirsi insieme ed ascoltare la parola di Dio. Lo facciamo ogni domenica, prima di ritornare alle nostre preoccupazioni settimanali e quotidiane. Ascoltiamo tanto. Ma come interpretiamo quella parola? La sappiamo a memoria, qualcuno avrà detto anche, questa la conosco a memoria, la parabola del buon samaritano. Mi basta d'inizio, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e già arriviamo alla conclusione. Ma questa parabola, che noi diciamo di conoscere a memoria, può darsi che sia così. Come lasciamo che interpreti la nostra vita? Questo lo vedremo in altri due appuntamenti, il prossimo gennaio e fra due lunghe attese il 6 aprile prossimo.